La provincia di Arezzo torna a colorarsi di blu in occasione della nona giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. Anche il comune di Arezzo ha deciso di aderire alla campagna Light Up Blu e simbolicamente illuminerà di blu la torre del palazzo comunale. Ma non ci saranno solamente giochi di luce, ma anche un doppio appuntamento, uno alla Casa Dritta e l'altro al Teatro Petrarca. Affronteremo in due giorni questa iniziativa, una giornata dedicata proprio all'approfondimento sul tema con le famiglie, e sarà alla Casa Dritta, che è in via Garibaldi, ed è il luogo dove l'amministrazione ha scelto di affrontare tutti i temi legati alle famiglie, e quindi questo è ovviamente uno di quelli. E poi il giorno dopo, il 2 aprile, uno spettacolo con Amanda Sandrelli al Teatro Petrarca, che in via del tutto straordinaria si apre ad un'iniziativa di solidarietà, perché poi in realtà il ricavato dello spettacolo sarà completamente devoluto a questo tema e all'affrontarlo in maniera propria. Anche il comune di Sansepolcro ha deciso di aderire alle manifestazioni per la giornata della consapevolezza sull'autismo con una vera e propria festa in piazza. Facciamo una grande giornata, una grande festa di piazza dal pomeriggio, con tanti bambini soprattutto che animeranno la piazza, faranno volare dei palloncini con dei messaggi sulla consapevolezza, sull'autismo, che voleranno in cielo e cadranno da qualche parte nella città, ma soprattutto è un'occasione per stare insieme, per fare dell'aggregazione, dell'incontro, la forza di questa giornata. Sono oltre 2500 nella provincia di Arezzo le persone autistiche. Proprio per questo arriva dall'Associazione Autismo Arezzo una richiesta di progetti concreti che vadano al di là di luci blu. Il sistema sociale italiano è strutturato, è molto difficile da abbattere, o comunque da penetrare, non da abbattere, per cui noi dobbiamo essere consapevoli noi che dobbiamo in primis chiedere e rivendicare questi diritti. Non è più accettabile dire che non si possono fare le cose, perché ormai si possono fare, abbiamo visto che si possono fare in tutta Europa, in tutto il mondo, quindi anche noi a questo punto come associazione ci siamo guardati allo specchio e abbiamo detto: beh ragazzi, luci blu va bene, tante manifestazioni, flash mob, però iniziamo a coinvolgere le aziende, le istituzioni in progetti concreti.